Siamo entusiasti di questa esperienza perché abbiamo visto gli studenti e le studentesse dei plessi individuati delle scuole superiori entusiasti dell'iniziativa che portavamo, in particolare nelle scuole che si occupano di arte, ma anche gli altri. Cioè, noi pensiamo che in questo modo facciamo parlare le nuove generazioni attraverso il loro linguaggio. E gli artisti in questo sono i veri testimoni di un'arte nuova che pervade la società e che noi vogliamo in qualche misura trattenere anche sul territorio della provincia di Padova. Quindi grazie per questa edizione e sicuramente la provincia di Padova farà il suo anche nella prossima. È un'edizione particolarmente ricca perché quest'anno abbiamo coinvolto oltre una dozzina di comuni della provincia di Padova, partendo da Est e arrivando a Cittadella, per cui investendo tutto il territorio proprio sul percorso dell'Urbspicta, gli affreschi murali di Padova che ci hanno resi patrimonio dell'umanità. Noi non vogliamo arrivare a tanto, noi vogliamo rendere un pochino più bella quest'area, questo territorio, e grazie alla collaborazione degli artisti, degli sponsor e di tutti gli amministratori pubblici che ci hanno dato una mano, penso ci stiamo riuscendo. Abbiamo superato i 100 dipinti murali, alcuni monumentali. Il più grande dipinto murale d'Italia è stato realizzato a Padova 2 anni fa, e diciamo che la soddisfazione è stata tanta perché tanti sono gli artisti che si propongono per la prossima edizione 2025, per la quale cominceremo domani a lavorare. E cosa dire? Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie per primi agli artisti, grazie a tutti gli sponsor, grazie a tutti i volontari che ci sostengono e ci danno una mano, e grazie alla città che ci accoglie sempre con estremo entusiasmo. Come banca noi investiamo moltissimo sulla cultura con tante iniziative diverse in tutta Italia. Questo progetto ci è piaciuto moltissimo. E anche per i significati profondi che ha di contatto con i giovani e con la città, e quindi siamo contenti di essere stati partner di questa bella iniziativa.